Oggi su Ecologia Verde ti spieghiamo 10 curiosità sui serpenti. Iniziamo! Costituiscono un gruppo molto eterogeneo. I serpenti sono rettili appartenenti all'ordine Squamata e allo sottordine Serpentes. Attualmente si riconoscono 3.700 specie, distribuite in 450 generi e raggruppate in 25 famiglie. Questi sono distribuiti in tutto il mondo, ad eccezione dei poli. Hanno sviluppato adattamenti straordinari per sopravvivere in un'ampia varietà di habitat, dai deserti più aridi alle foreste pluviali tropicali più fitte e umide. Non riescono a regolare la temperatura corporea. Sebbene siano chiamati animali a sangue freddo, questo termine è scientificamente errato. Durante il freddo, alcuni serpenti vanno in letargo, riducono la loro attività nascondendosi in luoghi come caverne o tronchi e rallentano il metabolismo. La poictilotermia consente loro di spendere meno energia per mantenere temperatura e di utilizzare meglio il cibo, potendo sopravvivere senza mangiare per lunghi periodi. Non hanno zampe e hanno un gran numero di vertebre. I serpenti non hanno arti, non hanno zampe, quindi dipendono dalla colonna vertebrale per svolgere tutte le funzioni che nella maggior parte dei vertebrati vengono svolte attraverso gli arti. I loro diversi tipi di locomozione sono prodotti da associazioni tra vertebre e muscoli. Il suo scheletro può contenere più di 100 vertebre, arrivando in alcuni casi a 400. Le loro mascelle sono molto mobili. I serpenti hanno crani procinetici, che significa che hanno un ampio movimento della mascella. A differenza di altre specie di animali, non disarticolano le mascelle durante la deglutizione, ma anzi presentano una grande flessibilità dovuta alla presenza di articolazioni mobili, che facilitano l'apertura della cavità orale, superando le dimensioni normali. Hanno quattro tipi di denti. Tra i serpenti esistono quattro tipi di dentatura. Aglifa. Hanno denti solidi, ricurvi all'indietro, di dimensioni relative uniformi per trattenere la preda. Opistoglifi. Hanno uno o due denti posteriori allargati e scanalati su entrambi i lati della mascella superiore, con la capacità di inoculare veleno. Proteiglifo. Denti corti, fissi sulla parte anteriore della mascella superiore, ciascuno collegato a un canale del veleno. Solenoglifa. È il sistema di inoculazione del veleno più sviluppato. I denti si trovano anteriormente e si caratterizzano per essere grandi, allungati, curvi, mobili. Cambiano pelle. La muta o exidi comporta la rimozione di estesi settori di epidermide superficiale. Durante questo processo, l'intero vecchio strato o camicia dello strato corneo viene rimosso. Può essere evidente quando il serpente ha opacità nelle corna e il suo comportamento è alterato, probabilmente a causa della diminuzione dell'acuità visiva e dell'accelerazione del suo tasso metabolico. Il serpente più velenoso del mondo viene dall'Australia. Il Taipan interno, serpente a piccola scala, è originario dell'Australia ed è considerato il serpente terrestre più velenoso del mondo. Il suo veleno è tra 200 e 500 volte più tossico di quello dei serpenti a sonagli. Questa è un'azione neurotossica e potrebbe uccidere un umano in 45 minuti. Scopri i pesci più velenosi del mondo nel video che ti lasciamo sulla scheda. Mancano le palpebre. I serpenti non hanno palpebre come mammiferi, ma possiedono piuttosto una membrana nittitante o terza palpebra, una palpebra accessoria trasparente che protegge il bulbo oculare quando si chiude e lo idrata, senza ostacolare il senso della vista. L'organo vomero-nasale è il principale organo dell'olfatto. L'organo principale legato all'olfatto è il cosiddetto organo vomero-nasale o organo di Jacobson. Questo si trova all'interno della bocca nella mascella superiore e riceve segnali chimici che entrano attraverso le narici o attraverso particelle che aderiscono alla lingua biforcuta quando questa è estesa verso l'esterno. Possono mimetizzarsi. Un esempio notevole è il mimetismo batesiano, in cui una specie non velenosa, come il falso serpente corallo, imita il modello colorato di una specie velenosa, il serpente corallo. Questa imitazione avverte i predatori di un presunto pericolo, anche se il serpente mima ed è innocuo. D'altra parte, il mimetismo mulleriano si verifica quando due specie velenose si somigliano, rafforzando il segnale di allarme che inviano ai predatori. Se vuoi continuare a saperne di più sugli animali selvatici, non perderti la playlist che ti lasciamo qui. Raccontaci quale di questi fatti ti ha incuriosito di più. Alla prossima volta, ecologisti!